Eccoci qua, benvenuti. Ringrazio innanzitutto Izza per l'abbonamento. Bella, ragazzi. Allora, ho aperto il chatbot perché ho visto che avete messo l'audio. Io non c'avevo il chatbot aperto. Salutiamo Elisa Akalua. Buonasera, benvenuta. Forestiere SB94, Flurry. Jack, Gambero Ventoso, bella. Allora, oggi, come avete notato dalla sigla di apertura, sarà bella serata cringe con la musica, quella di Fede, quella bella, quella piena di sentimento, quella che l'ascolti e ti scendono, io so le lacrime, quelle di imbarazzo, no? Che sei talmente imbarazzato per qualcosa di talmente cringe che piangi. Bella Svarbard, benvenuto, Ivan Mecca 83, bella, benvenuto in chat. E quindi oggi sarà una bella serata cringe. Bella Asterone! Buon cringe a tutti! Allora, spammatemi un po' un audio, vediamo un po' se il chat. No, il chatbot è in live, me lo dice, quindi funziona. Bella Giosuè! Fatemi vedere che sto a dieta. Padre. Che cos'è? Ah, stavi provando a fare l'emoticons. Guardate che. Ne devi uscire che sudi Ok, Gesù perfetto, Cristo. funziona, funziona. Guardate che oggi. Bella Oscar, è uscito da Ateotube. Grande Ateotube. Oggi. Allora, vediamo. Iniziamo subito, iniziamo subito. Come possiamo iniziare? Vediamo. Iniziamo semplici, puliti. Bella Daniele. Non mi è partita l'emoji. Iniziamo puliti con video amatoriali di persone che vogliono dedicare la loro passione musicale, il loro talento canoro a Gesù. A Gesù. E quindi iniziamo con questo video di questa ragazza. Un attimo. Un attimo, devo vedere. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Questa ragazza che dedica. Mettiamo così perché il video è in verticale. Ciao bimbi, oggi a lezione di musica ho deciso di insegnarvi una canzone speciale per qualcuno di davvero speciale. E questo qualcuno è Gesù. Ho pensato che di dedicargli questa canzone, di fargli questo dono, perché in fondo la resurrezione Gente che dona cose a Gesù. di Gesù è il ritorno alla vita. E il ritorno alla felicità. E quindi penso che dopo tante sofferenze che ha dovuto subire, questo dono sarà una piccola gioia per lui. Ok, quindi ci siamo, no? L'intro del messaggio è giusto, è ragionevole. Gesù ha sofferto tanto per noi. Quindi, ok, regaliamogli una piccola gioia con un Trovo che canto. questa canzone sia una canzone molto bella. E è una canzone facile, vi lascerò anche il testo, e si intitola La tua parola ed è del gruppo Nuovi Sogni. La canto anch'io per farvi capire che tutto è possibile, che possono cantare anche le persone stonate come me e spero che vi piaccia. Fatemi poi sapere nei messaggi privati se è di vostro gradimento. Secondo me a Gesù piacerà di sicuro, non ho dubbi, secondo me gli piacerà. Gli telefonerei per salvello, ma. Aspettate. A Gesù gli piace proprio. La domanda è perché? Che ci indica il sentiero giusto, la tua parola è una lampada che illumina il nostro cammino, la Oggi a tua Dio si sacrifica parola l'intonazione. è la soluzione per ogni dubbio, per ogni situazione.
la tua parola non passerà. Ciurma. Quanto so cringe ste cose. Bella Giovanni. Il cielo festa farà. E se in un buon terreno cadrà, il cielo festa farà, il cielo festa farà. La tua parola è verità, la tua Ho il parola fetish per le cristiane non bigotte. passerà. Cristina D'Avena, spostate proprio. Ciao, buona Pasqua a tutti. Ciao, ciao, è stato bellissimo, è stato bellissimo. Non vi fa tenerezza, dai, come la bimba che canta Cristina D'Avena. No, vabbè, ma questo era un assaggino, eh. Questo era un assaggino. Ci abbiamo anche i preti veri che cantano e creano le loro composizioni da dedicare a Gesù. Vado a costruire un altarino a Nino D'Angelo. Allora, ci abbiamo anche delle canzoni. Questa qual è? Ecco, tipo questa. Abbiamo anche canzoni proprio fatte per bambini, no? Vediamo un attimo che la carica. Che le fate bene, eh? Del sole. Però. A A seghimma! Seghimma. Però. Quella figa. È questa. Beh, allora ci abbiamo questa. Questa è fatta a Medjugorje, ragazzi, eh? Questa è di Medjugorje. Qui si alza il livello, La natura ha ammazzato la natura più All'improvviso la della tua morte presenza stessa. una donna, un bel viso, Vedete il testo che è gli importante. occhi sono celesti di una mamma, lei è il Ne devi sorriso. uscire che sudi Gesù Cristo. Sei ragazzi passano parola che chi hanno visto parla loro d'amore. È Maria che ci svela ogni trucco per trovare la pace e custodire la vita, che con Gesù nessun cuore è corrotto ed è un amore che non può finire. A Medjugorje c'è un luogo speciale dove anche il sole Ma comincia ad sentite che alzare, livello, ragazzi. e Bella nel tuo Pablito. rosario ed inizio a pregare. I tuoi Che poi è messaggi pure la mi cover aiuta a seguire di quale perché il Signore è canzone? con te, perché il Signore è con te. Gospodi Stovo, noi crediamo in un Cristo vivo, il tuo figlio che vive in me. O Maria, proteggi tutti, da Gesù portaci te. Da Gesù portaci Portaci te. te. All'improvviso la tua presenza, È orribile. una donna. Viso. Lei ci chiama apostoli del cuore, siate luce del mondo fino all'ultimo giorno. Vi Le ringrazio mie per orecchie non aver stanno, non ci stanno risposto che mio credendo. figlio sia sempre, sempre al primo posto, che con Gesù Uè, bella nessun può. Morfeo! Grande, grande, grazie del sub. Bella Morfeo. Ragazzi, se vi interessa chi fa degli streaming interessanti, chi c'ha una capoccia e chi non fa le cose tanto per, soprattutto su Twitch che è pieno di bimbi minchia e teste di minchia, andate sul canale di Morfeo immediatamente, perché fa veramente delle live interessanti. Ah, quella dei giornalisti, è vero, era quella dei giornalisti, Akalua. Canale di Morfeo, lo vedete in chat, ci cliccate sopra e gli andate a mettere subito, subito un follow, perché lo merita veramente. Ma noi adesso torniamo sul cringe,
Morfeo, dato che sei in chat pure te. L'amore è corrotto ed è un amore che non può finire. A Medjugorje c'è un luogo speciale dove anche il sole comincia a danzare. Prendo il rosario ed inizio a pregare. I tuoi messaggi sono pronti a seguire perché il Signore è con te. Mamma mia, è imbarazzante, ragazzi, è davvero imbarazzante. Il Signore è con te. Gospodi stavo, perché andiamo in un lo Gospodi stavo? Il tuo figlio che vive in me. Sto meritando il seppuco. Da Gesù, portaci te. Portaci te. Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrove tvoje, Isus. A Međugorje c'è un luogo speciale dove anche il sole comincia a danzare. E questi ce l'hanno forte, una cristossessione, eh? Ed inizio a pregare. I tuoi messaggi son pronti a seguir perché il Signore è con te. Perché il Signore è con te. Gospodi stavo, noi crediamo in un Cristo vivo, il tuo figlio che vive in me. Noi crediamo in un Cristo vivo. O Maria, proteggi tutti, da Gesù portaci te. Portaci te. Ma sarebbe stato meglio se diceva di Gesù è meglio Pelé. Ma è vera sta canzone, non è una parodia. No, questo è il canale Međugorje tutti i giorni, è roba vera. Noi ascoltiamo solo canzoni vere. Međugorje tutti i giorni, c'è il canale. Non è una canzone fatta per deridere. No, no, questi le fanno veramente. Veramente ci credono. E sono bellissime per questo. E... ad esempio lui... questa qual era? Ad esempio questi che sono... questi sono un gruppo vero, ad esempio. Un attimo che devo rimpicciolire. Questi sono un gruppo vero, evangelici, credo. Se proprio un videoclip reale. C'è potenza nel nome di Gesù. È proprio un gruppo, questi fanno veramente musica. Stasera. Lui è la risposta. Mi scrivo sul profilo qui. Nel suo nome, qualsiasi catena, anche dentro di noi, può essere spezzata. E stasera vogliamo sentite il sentimento, però. Spezzata, non le sopracciglia così. Ma in che questo paese. Un po' di sofferenza che sentono nazione, davvero. E mentre cantiamo l'emozione c'è di nel Gesù. Nome di Gesù. Lo vogliamo proclamare per ogni regione italiana, per la Sicilia, la Campania, il Piemonte, la Lombardia, ogni singola città di questa nazione, e che il suo risveglio possa scendere. Dimmi che hai visto Save il Paradiso ti aiuta, e no? E cantiamo, proclamiamolo con fede, c'è potenza nel nome di Gesù. Canteremo anche che c'è un'armata qui. C'è un'armata? Io voglio far parte di questa armata. Se anche voi volete fare parte di questa armata. Bella Arbin. Che proclama il nome di Gesù. Vogliamo cantare tutti insieme. C'è potenza nel nome di Gesù. C'è potenza nel nome di Gesù. L'armata cosa? C'è potenza. Questo è un gruppo vero, cantano bene anche, per quello. C'è potenza. È bello perché dietro stanno tutti in estasi, Gesù. No? C'è potenza nel tuo nome, Gesù. Che cazzo di domanda hanno fatto? Bella Ivan. Per rompere le catene che ho dentro di me. Sembrano però tutte canzoni di cartoni animati, non so perché. Le catene che ho dentro di me. Guarda come cazzo è sentita però, no? Hanno tutte quelle espressioni tra l'estasi e la costipazione. Questo è del vecchio comunque. Il mostro della Tanzanese, bella, benvenuto in chat. È la sua espressione che mi mette in dubbio.
non sai se è un'estasi o una colica, capito? Beh, mo partirà, ci sarà pure il pezzo, qualche assolo su questa canzone, ce lo vogliamo mettere? Non parte però, non parte! È diesel, è diesel! Un po' moscetta, eh! Come parte una chitarra elettrica sotto, secondo me ci sta, eh! Sta, ci sta. È una canzone che non c'è in un testo come questo. Ma sì, perché poi neanche il testo. Fare così, altrimenti qui qualcuno non si connette energicamente con Gesù. È una canzone sulla Basilicata. Bella il mostro della Sarzanese, grazie. Ma niente, ma il testo è così, è solo questo, è finito. Un po' monotona. Le catene che... parte, non parte per 13 volte. Ecco, mo qui battetele, vi prego. No, qui mi sa che mo un po' rilancia, eh? No, mi sa che arriva incalando. Però vedi, dai, un piccolo assolo c'è, il piccolo assolo c'è, eh? C'è la chitarra elettrica, raga. Hanno usato, eh. Senti che roba. Dai, su, cioè, hanno rilanciato sul finale, dai. C'è un armadio? C'è un'armata pronta qui. C'è un'armata pronta. È vero, sembrano gli zombie di The Walking Dead del pubblico. C'è un'armata del vecchio. Vabbè, il testo è: c'è potenza nel tuo nome Gesù e c'è un'armata pronta qui. Per rompere le catene che ho dentro di me. Ma Dio permettale, da. Tante che era diventato testimone di Geova e cantava le loro messe e si è fatto un sacco di soldi. Ma noi non ci abbiamo capito niente, Morfè, noi si dobbiamo buttare su sta roba. Vabbè, fin tanto è sempre così. Andiamo un po' avanti. Ok. Senti la chitarra sotto però, come. C'è potenza pure io dentro di me. Anche in inglese. Attenzione. Ma in inglese gli dà quel tocco di internazionalità che... Pink Floyd, scalzatevi. Lui la sente, eh? Lui il chitarrista qui la sente tantissimo. Gli sta a salire, probabilmente.
Aspetta, aspetta che me lo prendo intanto, va. Cambiamo. Per rompere, sì, ci sono riusciti tantissimo. Allora, questo è un prete, si chiama Don Alessandro e ha fatto, è diventato anche virale su Facebook perché lui faceva, come la canzone di Medjugorje, che tra l'altro penso sia proprio la sua, e faceva tutti questi testi rivisitati sulle canzoni famose. Ora, questa non l'ho sentita, non so se è effettivamente una canzone famosa, ma adesso ce l'andiamo ad ascoltare. Ovviamente i bambini non vedono l'ora di parlare di Gesù, cioè proprio è proprio l'età in cui ti viene tantissimo voglia di parlare di Gesù. Manco ci fosse qui, eccoci qua, muoviti qui. Sì, è una canzone. Muoviti là, eccoci qui, eccoci qua, muoviti qui, muoviti là. Eccoci qui. Ma perché poi la milfona? Qua, muoviti qui. Allora, se la milfona seduce il prete, eccoci qui, metto un mi piace a questo video. Muoviti qui, muoviti là. Poi là, salut. Dragon Stea, cioè incredibile. E io, però, adesso dobbiamo. Ah, la conosci, Morfè, è famosa questa. C'era scritto che era lei, era ai Duci, sì. Ah, è quella della canzone. Cioè, è proprio quella della canzone. No, non ci voglio credere. No. C'è anche la guest star nel video del prete, incredibile. Greve, sì, Greve. Sorellina. Proprio adesso scelimi. Presto, presto, parliamo di Gesù. Parliamo di Gesù. Parliamo, sì, parliamone. Importante parlare di Gesù. Mamma mia, mamma mia, ragazzi. Sai, ti chiama. Presto, presto. Sì, ti vengono le lacrime, quelle di imbarazzo, no? Parliamo di Gesù. Ma lui è proprio. Sì, parliamone. È anche perplesso nel parlare di Gesù. Quanto ti ama e sai ti chiama. Dai su pure tu. Dai su pure tu. Dici sì a Gesù. Dici sì a Gesù. Adesso. Insieme dobbiamo crescere, sorellina. Sorellina, ma perché sorellina? Voglio anch'io seguir Cristo anche. Di lui e sbrighiamoci. Sì, sì, proprio De Cristo. Parliamo di Gesù. Parliamo, sì, parliamo. È importante parlare di Gesù. Sì, sì. E non è l'unica, Morfè, non è l'unica. Ti chiama. Presto, presto, parliamo di Gesù. È andata così, fratellino. Parliamo di Gesù. Parliamo, sì, parliamo. È importante parlare di Gesù. Quanto chiama e sai chi chiama. Eccoci qui, eccoci qua. Eccoci qui, eccoci qua. Muoviti qui, muoviti là. Eccoci qui, eccoci qua. Muoviti qui, muoviti là. Ma anche il videoclip hanno fatto, cioè, in maniera anche professionale, capito? Professionale, però. Muoviti là. Eccoci qui, eccoci qua. Poco prevedibile. Muoviti là. Lo vedi? Presto, presto, parliamo di Gesù. Parliamo di Gesù. Parliamo, sì, parliamone. Importante parlare di Gesù. Quanto ti ama e sai ti chiama. Presto, presto, parliamo di Gesù.
di Gesù. È imbarazzante, parliamo, davvero imbarazzante. È importante parlare di Gesù. Andiamo più. Quanto ti ama e sai chi chiama. Quanto ti ama e sai ti chiama. È bellissimo, è bellissimo. Don Matteo, che ti sei perso? Spero che sei riuscito a vederla. Dragon Stea con la cantante. È fantastico. Non lo sapevo che era la cantante. Ma è bellissimo. Adesso, cioè, adesso vi faccio vedere proprio, perché questo prete qui ha fatto il disco. Ha fatto il disco e quindi c'è un medley dei suoi pezzi. Un videoclip con i pezzi che troverete sul disco di Don Alessandro Cossu. Secondo me, dopo che hai visto il video, la cantante ha cambiato nome apposta. Meraviglioso, meraviglioso. E questo prete ha fatto il disco. E quindi qui abbiamo un midri delle canzoni che troviamo nel disco, ma con i videoclip. Ma quella tipa sta in un video dove parla di Gesù quando per 10 anni è stata la escort ufficiale dell'hotel Sheraton di Bari e se la faceva con il capo chef e qualche direttore dell'hotel. Adesso fa sti video che parla con Gesù e parla con Gesù. Si è convertita, la carriera da cantante non andava più e ha trovato un nuovo modo per fare i soldi. Un reparto sempre verde per fare i soldi. Bella Green Shy Dude, grazie del follow e benvenuto in chat. Eccolo, eh. Vai a vedere i video pure come sono fatti. Un po' come Mariano Giusti, esatto. Che c'è? Sto pregando. Faccio l'esercito. Ma quale esercito? L'esercito del Cristo, ragazzi. È presente la messa il sabato sera. Intendo quella vera. Intendo quella vera. Male, come dice Barbascura. Quelle che non ci rompono più. Quelle che non ci rompono più. E se ti parlo di Cristo. E se ti suono un po' il banjo. Dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che sono... Bella Teotube. Ma vedete ragazzi, cioè io faccio, mi metto a fare i testi satirici, le parodie, no? Scrivo il testo, cerco le battute per far ridere. Ci pensano loro, fanno le cose vere e sono e sono esilaranti. Ma se ti parlo con vento, mi dici portami in centro. Perché lì non c'è campo, beva fuori di testa come l'ultima volta. L'esercito del Cristo, di chi lo prega con l'iPhone, ma non abbiamo più contatti, soltanto l'aria è un altro po'. Gesù mi manchi, mi manchi, mi manchi, mi manchi in carne ed ossa. Ma è bellissimo. Mi manchi nella testa. Delle cose che non ho, che non ho, che non ho. I giorni passano. È cambiata. Cambiata, questa è quell'altra che troveremo nel disco. I ragazzi persi dentro ad un telefono. La chiesa è giovane. No, no, Oscar. Stasera va così. Parlami di Dio che domani non sarà lo stesso. Parlami di Dio che domani non sarà lo stesso. Intanto amo la pace, l'unica vera pace. Tra poche ore, tra poche ore. Lasciometro a 1002. Sotto il sole di Sant'Eodoro, Sant'Eodoro. Quasi quasi mi impegno a cercare Gesù. Quasi quasi mi impegno a cercare Gesù. Ma poi sentite come l'ha detto, quasi quasi mi impegno. Come era? Quasi quasi mi impegno. Gesù, faccio a botte. Faccio a botte. Col Vangelo lo prendo. Lo prendo. Di più. Non vogliamo indagare su questa frase di... Con Giammaio, scalpo mezzo rosario. E mi perdo. No, Morfetto. Faccio a botte. Purtroppo no. Col Vangelo lo prendo. Lo prendo e si istruisce di più. E mi istruisco di più. Voglio
voglio pregare con te, soltanto con te, riuscire a scoprire il Natale che c'è. Lasciamoci il brutto alle spalle io e te, fino a che nasce il sole. Il Natale ormai vicino, caro mio Gesù bambino, non ho più pallida idea. Stai per nascere a Betlemme, la tua pace sia per sempre. E mentre la notte finisce, dimmi che ancora sei la vera speranza che il mondo cambi insieme a noi. Voglia di andare in parrocchia, dobbiamo avere la gioia. Voglio vedere negli occhi degli altri l'amore di Dio. Voglio pregare con te, soltanto con te, riuscire a scoprire il Natale che c'è. Lasciamoci il frutto alle spalle io e te, fino a che nasce il sole. Voglio pregare con te, quiero orar contigo. Pure in spagnolo! Voglio pregare con te, quiero orar contigo. Voglio pregare con te, pregare con te. Ma è bellissimo. Sì, sì, possono. Ragazzi, cioè, ma che gli volete dire? Ma che gli volete dire? È bellissimo, è bellissimo. È cringe, ma qui i bambini dovrebbero essere la nuova generazione. Allora, leggiamo un po' che avete scritto in chat. A questo diventa famoso con... No, no, guarda, Morfè, questo è diventato virale. Lui faceva i video su Facebook così, storpiando le canzoni, ma qualche anno fa, ed è diventato una cifra virale. E poi ha iniziato a fare i videoclip. E sullo spagnolo, quiero orar contigo, il trasciometro schizza a 3000. Se non le fai in sardo mi offendo. No, c'è anche qualche canzone in sardo sul canale. No, vabbè. Ma non avete visto ancora niente, Non avete visto ancora. Io la cosa più bella me la lascio per ultimo. Questa qual è? Natale. Ah! Allora qui vi faccio l'intro. Avete presente la canzone quella che fa perdono, perdono, perdono? Come, cioè, nel senso, già il testo così è perfetta, perdono, una cosa cristiana. Ma no, ma il nostro prete qui ha voluto fare di più e la canzone diventa magicamente Natale, Natale, Natale. Vorrei sapere cos'è. Pure il balletto. Pure il balletto, qui stiamo tipo... Dai, qualcosa che va al di là di quello che il mondo propone già. Tutti comprano topi. Ma lui ci crede veramente, quello è il bello, soldi, ma pochi cercheranno Gesù. Natale, Natale, Natale. Io cerco il senso. Sullo scopare. Io voglio pensare a Gesù. Asciuga le lacrime, amato Gesù. Ma poi si statue sono inquietanti. Che stanno soffrendo di più. Ovviamente lui parla con le statue perché. Il tuo amore di alla pace, no, ma la statua della mano. No, aspettate. Guardate quanto è inquietante. Di quanto è inquietante la statua accanto a lui. Perché? Perché ci deve stare la statua così a buffo? Di là non c'è. Cioè, la tua grazia sia capace di cambiare. Bella beat. È un manichino, sì, è un manichino. Ma in 18 come avete scritto. Natale, Natale, Natale. Ma secondo me quella è tipo la bambola di compagnia del prete, è possibile. Io voglio amare Gesù. La notte del...
sempre gioia eterna. Preferirei essere tagliato ai cannoni della Yamaha. Adesso ha capito chi è, ok? Natale, 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 è la nascita del caro Gesù. La nascita del bambin Gesù. Tu dimmi quando, dove sono i tuoi chiodi e la tua croce. Immagino i ragazzini per strada vengono fermati. Ma tu sei quello che era nel video di Natale. Natale. Quanto è riflessivo nelle sue inquadrature con il cane, ha detto un bellissimo cane. La nascita del bambin Gesù. Padre, ma non ti silenziano il video per copyright? Sì, non lo so, poi vediamo, al massimo la tolgo la live, non è un problema. Però non credo che queste canzoni abbiano il copyright, eh. Sono nato nudo, dice Dio, perché tu sappia spogliarti di te stesso. Sono nato povero. Vabbè, non ci interessa perché la tu predica possa del soccorrere prete, e portare tutti che dura anche tantissimo. A tutti, buon Natale. Non ci interessa, non ci interessa. Questa l'abbiamo visto, questa. Allora, ci abbiamo un attimo perché le devo selezionare perché ce ne sono tantissime. No, questa la devo lasciare per forza per dopo. Questa è quella di Medjugorje. Allora, vi faccio vedere qui. Questo è per bambini. Questo è per bambini e merita tantissimo. Dio ti ha fatto nudo, ma ti veste di gloria se gli conquisti il mondo. Allora, questa... Allora, qui siamo a dei livelli altissimi. Perché qui il testo... Qui il testo è impegnato, eh. Questo non c'è il video però, solo testo. Qui... Non capisco perché so di una mano. Sentite il testo, eh. Non c'è mai Superman e Batman è troppo lontano. Non mi sente che strazio. Il robot del mio disegno se ne sta nel suo spazio. Coi gormiti ha un altro impegno. Perché questi finti eroi stanno solo nella TV. Super Gesù! È bellissima! È bellissima! È meglio di Gesù 3 di Christian Ice. È imbattibile, è vivo, perché hanno bisogno di rimarcare questa cosa che Gesù è vivo. Non capisco come mai sei sempre qui tra i piedi. Che Gesù è un gran figo. E per loro invece... Ah, vedi, le Winx hanno potere, ma... Con parrucchiere, bravi questi finti eroi, solo nel televisore. Che questi finti eroi sono solo nel televisore, mentre Gesù... Ma il più forte... Uè, bella Carmela! Grazie del sub!
No, grazie del follow, però c'era un'icona diversa. Grazie del follow, Carmela, benvenuta in chat. Questa se hai un qui sopra 40 dopo che ascolti questa canzone diventi altro. Con Gesù il mio grande amico ha già distrutto il cattivo, è imbattibile, è vivo. Gesù aiutami, preghiera potente, sembra una perculata ma è vera. Gesù fede spaziale. Quello è troppo cattivo. Abbraccio d'amore. Mi sento un po' in colpa. Perdono. Bella RGXX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 
tutto in un secondo, super Gesù, tutti insieme. Che potere! Con Gesù, il mio grande amico, ha già distrutto il cattivo, è imbattibile, è vivo. No, no, ragazzi, è roba vera, questa è roba vera. È quella la cosa imbarazzante. È una canzone per bambini su Gesù. È vero, ma è vero, Daniele. Funziona, però funziona. Testa e musica Andrea Mercurio, arrangiamento Franco Mugheo e tutte le voci di Bebe. Però funziona, cazzo, funziona. Beh, Super Gesù funziona. Allora, questa l'avevamo vista, c'è Potenza nel tuo nome, sì. Allora, questa è una canzone vera, seria. C'è una Cristo ipnosi con dei risvolti, boh, non so, forse so io, però c'ha dei risvolti lievemente pornografici questa canzone. Adesso l'andremo ad ascoltare. Già il brano si chiama Riempimi di te e già lì se ne può parlare. Vabbè, è impossibile fare satira su sta gente. Cristiano Ronaldo aveva fatto la stessa cosa per sfotterli, invece loro sono convinti. Sì, esatto, esatto. E anche oggi la chiesa si apprezza domani. L'indottrinamento infantile passa anche da qui, verissimo. Ho bisogno del tuo amore. Vieni nel mio cuore, riempimi di te, Gesù. Secondo me c'è del feticismo su Gesù in questa canzone, eh? Il fuoco che consuma, l'acqua che disseta, rivestimi di te, Gesù e il bucaghe. Abbandonarmi a te, lodare la tua maestà. Lodare la tua maestà. Boh, non lo so, raga, io ci vedo qualcosa di strano su sta canzone, Il mio re. Che pasta cannella. Toccami, signor. Dite che so io? Ma secondo me riempimi di te, Gesù. Riempimi di te, Gesù. Riempimi di te. No, Morfè, te che dici? Cioè, secondo me... un testo di Claudia Cole. Tu sei il dono più prezioso. E il messaggio è chiaro, il messaggio è chiaro. Forza, mio riposo, resta qui con me, Gesù. Chi non lo coglie è cattolico. Senza fine, luce vera e santità.
abbandonarmi a te. Vediamo se riusciamo a mettere tutto il video. Ti sento nel mio cuore. Ti sento nel mio cuore. Hai visto come. Perché tu sei la mia. Ma è possibile che non entra anche. Ah, ogni tanto entrano, eh? Mio signore, toccami. Mio signore, toccami. Riempimi di te, Gesù. Riempimi di te, Gesù. Riempimi di te. Canzone di Federico Salvatore. Ah, dici che è un test per la purezza spirituale. Potrebbe essere, potrebbe essere. Riempimi di te, infiammami di te. Infiammami di te. Questi sudano Cristo veramente, Giuseppe. Anche qui l'assolo di chitarra ci va, ci sta bene, ci sta bene. Madò che climax. Oh, bella, Simo! Cacci tua, sei sparito! Grande Wolfgang. Dovresti essere tu. Vabbè, ragazzi, l'estasi di Santa Teresa, che cos'è? È un orgasmo. Grande Simone. Riempimi di te. Allora non ero solo io a vederci male su sta canzone. Sì, sono tutte su Gesù, Arbin. Su Maometto non le possono fare. Che vuoi? Allora. No, questa l'abbiamo vista. Vediamo quale ci manca. Ci manca. Questa è la più bella di tutte. Questa è la più bella di tutte. Vabbè, io ve la faccio vedere. Allora, preparatevi, eh. Preparatevi perché questa è proprio quella che potrebbe sembrare la più parodistica di tutte. Cioè, proprio quella che dice, vabbè, dai, ci stanno a pià per culo, è finta, l'hanno fatta per perculare. No, non è così. Vi assicuro che è vera. Dall'altro questa canzone è sparita. Grande, grande, morte nera per il sub. Grazie mille, Daniele. Riempimi di te. Grazie, Daniele. Questa è sparita da YouTube. L'hanno ricaricata qualche tempo fa su altri canali. Perché probabilmente si sono vergognati tantissimo. E adesso capirete perché. Non vi dico nient'altro. Ce la vediamo. La conosci, Adio Tube? Questo è un classico, questo è un classico. Ma lui, il prete è fantastico. Beh, questo è un classicone, ragazzi. Non so se la conoscevate tutti. Ero molto distratto. Ti ho incontrato nel buio. Mi hai illuminato davvero. Tra l'altro è T lui, perché c'ha sul titolo. Lui è risorto con il Vangelo e guardate come. Allora, aspettate, eh. Lui era così, ok? Davvero. Ed è risorto con il Vangelo ed è diventato così. Ora ditemi voi
se non stava forse meglio prima. Con il Vangelo. Amore ed una esplosione è entrata nel mio cuore, Gesù. Ma perché detta così? Sembra che stava venendo, Gesù. È bellissimo, è bellissimo. Ma guardate come sono tutti felici poi, eh. Qui il trasciometro esplode, ateo. Direttore artistico Andrea Di Pre. Ammazza, che porcata grossa proprio. Infatti l'hanno cancellata dal tubo, poi l'hanno ricaricata alcuni utenti che stava salvata. Io sono la via, la verità. Quanto cazzo è inquietante. Mamma mia. E anche i crediti ci hanno messo, perché era importante, cioè, ci tenevano a far sapere chi erano gli autori di questa cosa. Allora, Giosuè, tu mi hai mandato un video. È una canzone vera, aspetta che questa adesso la scarico, così ce la vediamo. Un attimo, il programmino è lento. Intanto vediamo se c'avevo qualche altra cosa. Sì. Questa anche è per bambini. Però sono interessanti i disegni. Ci puoi mandare il link di questa canzone? Sì, poi su Discord vi mando i link. Gesù Nightmare. Allora, questa qui, che è sempre per bambini. Eccola qua. Allora, sono interessanti i disegni di come il bambino riconosce alcuni personaggi dallo spioncino della porta. Gesù con la mano bucata, dai! Gesù con la mano bucata! Cioè, che vedi il dietro, vedi? Che imbarazzo, che imbarazzo! Un attimo che salviamo pure questa dei testimoni di Geova. Questa la stoppiamo perché tanto è sempre uguale. Però era interessante vedere la manina di Gesù bucata, che si vedeva attraverso. Qualcuno vuole toc toc il postino? Toc toc il rumore della camera della mamma. Ma no, ragazzi, cioè questo è vero cringe. Questo è vero cringe, porca puttana. Allora, abbiamo scaricato anche questa che ci ha passato Giosuè. Vediamo che è questa qui, se non sbaglio, sì. Questo mi sembra un video abbastanza professionale, però, Giuseppe. Qui ci hanno speso dei soldi, eh. Qui ci hanno speso dei soldi, vediamo.
Questi sono testimoni di Geova. Qui c'è anche una fotografia, cioè guardate. Di meglio. L'ombra del domani non temo più per te. Sembra Twilight. Tu mi guidi. Questi c'hanno i sordi, sì. Che cosa ho visto? Se non avessi te. C'è un portale spazio-temporale in questo. Confido, perché tu sei con me. Oh, Geova, i nemici tuoi non temerò, perché un esercito mamma mia! Dammi il coraggio per non lasciarti mai. Questo è potente, Ti chiedo la Disney di Geova. Sì, danno. Ma perché loro sono al fronte, no? Contro il male. E poi è scritto: tu ridi, ma a casa mia poster di Gesù, Madonna e presepio ovunque. E ho avuto per anni una foto con Gesù deposto, lo spioncino era esattamente la mano. Cioè tu c'avevi sullo spioncino dalla porta la mano bucata di Gesù e vedi... No dai, c'è esagerato. Le armate del Saladino. Non ricordavo di aver fatto un video trash vestito da re. Insomma si auspicano il ritorno delle crociate. Ma sì ragazzi, ma ci sono addirittura dei gruppi su Facebook come Nuovi Crociati, gente che davvero vorrebbe le crociate. No, su Discord, cioè, sotto il video ci sono i link a tutti i miei canali. C'è anche il canale Discord. Dovresti riuscire a entrare tranquillamente cliccando. Sei da sempre la mia roccia. Che forza tu mi dai, fa che nel mio cuore io corro. Fortunatamente, Flarry. Sia né prigione né la morte, con te io temerò. Ah sì, ma questi qui si sono impegnati su tutto. Ma la scena più che altro era un esercito che passava e non se lo cagava a lui. Non è che... Devo dire che comincia a piacermi. Non è male però, I testimoni di Geova sono un'americanata di per sé, non mi stupisce, è vero, cazzo. Ma si nota dalla regia, dalla fotografia. È molto epico il video. Poi questi, diciamo, sono tutte le persone che si salveranno, no? È questo esercito di prediletti da Geova, perché saranno gli unici che si salveranno all'Armageddon. C'è anche l'interraccia. Dammi il coraggio per non. Ecco, arriva l'ese. Questa è l'ese. Ah, vedi, loro sono al fronte contro il male. Ah, questo è il pezzo d'altra volta, l'abbiamo visto o no? C'è l'esercito di Gesù a cavallo, ragazzi. No. No, fantastico.
Top finale, ragazzi! Top finale, da rivedere! Cioè, gli ultimi... Cioè, l'esercito di Cristo a cavallo che arriva. Bellissimo. E chiusura finale. Bella Rumax, grazie del follow. C'è Dio che spara la freccia contro l'esercito. Top. Top. Aspetta, tanto c'è gente che si spamma buffo i canali in chat. No, tu sei... No. Chi è questo? C'è la quest arc qui. Cioè, fantastico. Ma veramente... Cioè, la chiusa così... Allora, aspetta che lo banniamo. Lo banniamo al volo. La... A posto. Ma guarda, una chiusa così, ragazzi, è veramente top. Top. Grazie Josué del video, è fantastico. Se per caso ci fossimo sbagliati e Dio esistesse, io esigo venga a prendermi con l'esercito a cavallo. No, cioè, che ti sei perso? Pete, non hai visto il finale di questo video? Merita talmente tanto che lo faccio rivedere. Lo faccio rivedere, ok? Finisce così, diciamo la trama è questa. Quello è l'esercito di Geo al centro, sono pochi i prediletti. Mentre si avvicina un esercito armato, ma loro verranno salvati. Arriva l'esercito di Cristo a cavallo. Ah, ok, vabbè, intanto ce lo rivediamo. Perché è veramente bello. Ma pure l'inquadratura, cioè, è veramente fatto bene. È bellissimo, veramente cazzuto il finale di questo video. Allora, questo l'abbiamo visto, questo... Allora, qui c'è il video collage di varie... Un attimo, aspettiamo che ricarica. Eccolo qui. E così diventarono tutti testimoni di Geo. Vabbè, ma è affascinante quel video, dai. Cioè, sono riusciti a fare qualcosa di non cringe. Cioè, cringe per noi che siamo atei. Però effettivamente il video è fatto bene, è epico, c'ha la sua epicità. L'altra roba era merda assoluta, questo è fatto bene. Bisogna ammetterlo. E qui abbiamo un po' di cringe invece. Alla The Boys. Allora, intanto vediamo se riesco a trovare altri video di... Abbiamo altri video... Mentre vi lascio in compagnia di questa fantastica melodia, io preparo altri video, ragazzi. Non pregate troppo, per favore, eh? Perché ce n'abbiamo un altro, eh? Tanto lo so, io non vi vedo perché sono su un'altra schermata, ma so che vi state commuovendo. Eccolo qui, eccone un altro.
non ne ha fatte tantissime, pensavo ne avesse fatte di più, però. Ecco, mo ritorno un attimo, eh. Io intanto già vi vedo, vi immagino che avete tutti il rosario in mano. Chi ha dato fuoco alla punta del crocifisso e lo usa come accendino nei concerti? Lo so, lo so. Ok, intanto prepariamo questo, scarica. Ok, ci siamo. La chiudo questa, dai, che è imbarazzante. Vi ho fatto già troppo male. Possiamo tornare al Dio Arciere, sì, effettivamente. Ho pregato così forte che il rosario si è evoluto in una coroncina. Allora, torniamo invece su lui. Su lui che ci regala delle emozioni forti. Al Dio Arciere. E con amore, e con il mio cuore. È sempre lui, ragazzi. Per te, per me, amore mio. Oggi tu sai. Lui ci crede tantissimo. Per sempre sarà la nostra unione in questa chiesa, implorando Dio. Quanta paura nel dirti sì, penso e ripenso che gioia più grande. Sono anche fuori tempo. Al mondo non c'è. Dio ti ringrazio che doni a me. Ma belle sono le inquadrature, sono quelle di Boris, Basito. Cioè il regista gli ha detto adesso Basito, è così. Baby, sai, F4 Basito, ragazzi. Dico sì, dai, ce la giriamo. Dio in mezzo a noi, solo lui può amare te. Certo, forse più di me, ma dopo lui ci sono io. E questo te lo giuro. Piango e non sono commosso. Sì, quello è l'imbarazzo, Oscar. Cagna maledetta. Sei l'uomo, forza delle onde del mare. Viva la merda! Con i miei sogni e i miei Ma sì, penso che il loro concetto sia esattamente quello, eh. Troppo italiani però, ragazzi, troppo italiani. Siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Di nuovo la sensualità, beh. Così aggrappata ad un albero, perché? Perché? Mi baci piano e io torno ad esistere. Mi baci piano e io torno ad esistere. E stanno parlando sempre di Gesù, eh. Orietta Berti style. Solo lui può amare te, certo forse. Ma chi è che salta sulla tastiera e cambia scena? Lui ci sono io, e questo te lo giuro nel nome di Dio. Gesù con l'arco ce l'ha con loro, che non sono testimone di Geo. Ma lei cambia tantissimo outfit, hai visto? Chitarrista Basito, il tastierista lo guarda, il prete capisce. Stretti forse voi, i cuori uniti ormai, in questa nostra chiesa. C'era qualcosa che non andava in quella scena. Credo in noi.
sei un angelo, io ti ho aspettato, quanto ti ho aspettato, perché tu da sempre sei perfetta per me. Ma perché le scene da... vabbè. Beh, da lei è una bella voce, non c'entra un cazzo. Allora, Akalua, ti chiedevi dove erano i bambini? Niente di più facile. Qui abbiamo solo bambini. Videoclip fatto con i bambini. Noi siamo gioia. Perché no? Gioia. Perché no? La gioia. E Forza Italia siamo tantissimi. Cantiamo gioia, gioia, la gioia di Dio. Qui c'è la vera tristezza. Viviamo il mondo verità. Tu sei luce e libertà. Perché sei Dio. Vabbè, quello Borello non si riuscirà a nascondere dietro l'albero. Splende in non di uomo, se apre il cuore grida te, sono qui mio Dio. Anche perché c'aveva 40 anni, quello non era un bambino. Gioia, gioia, la gioia di Dio. Cantiamo gioia, gioia. Si possono arrestare i genitori, gioia, cazzo, sì. Vabbè, ma sono bambini. Non ci fermerà. Però vedi, lei è la frontman. Già diva, già si sente diva. Noi siamo gioia, gioia. Lei ci crede un botto, lei è diva. Auro ammazza di prote, bella rooster. Offriamo l'amore con la nostra semplicità. Le bolle di sapone donando sorrisi a colui che adesso questo abbraccio riceverà. La nuova Ferilli. Noi siamo gioia. Budget di questa canzone 80 pacchetti di Haribo miste. Quella è la stessa scena di prima. Noi siamo gioia, gioia. Imbarazzo fortissimo. Gioia di Dio. Questi invece sono i video, i primi video suoi che lui li faceva su Facebook, così, e così è diventato virale. Torniamo a lui, al nostro grande maestro di canto. Oh, oh, oh. Quiero hablar contigo hoy. Vado in fretta su in parrocchia, corro subito in piazzetta. Ci vediamo con gli amici, sempre allegri e pagati. Il Natale ormai le porte, problemi sono altrove. Gesù nel nostro cuore ci trasmette il vero amore. Prendiamoci per mano, abbiamo un gran tesoro. Dobbiamo dirlo al mondo, voglia di andare in parrocchia. Dobbiamo avere la gioia. Questo è l'originale, questo è l'originale. L'amore di Dio. Senza autotune. Voglio restare con te, soltanto con te. Riuscire a scoprire. Mi gusta la lasagna, mi gusta tu. Lasciamoci il brutto alle spalle io e te. Fino a che nasce il sole. Mi soffermo per due ore. Che mi scordo anche il mio nome. Prego insieme ai miei compagni. La preghiera ci trasformi. La preghiera ci trasformi. Andiamo in chiesa, vediamo che succede. Natale ormai le porte, ma che strano questo evento. Facciamoci regalo, guardiamo quella stella che è veramente bella. Mi gusta. Voglia la Madonna, mi gusta. Parrocchia. Dobbiamo avere la gioia. Voglio vedere dagli occhi degli altri l'amore di Dio. Voglio restare con te,
soltanto con te. Riuscire a scoprire il Natale che c'è. Lasciamoci il brutto alle spalle io e te, fino a che nasce il sole. Il Natale. Questa la mette Salvini al papete. Caro mio Gesù bambino, stai per nascere. Cavoli che terzini a tempo, è vero. La tua pace sia per sempre. E mentre lui così ha iniziato, è diventato virale. E ha iniziato a fare i video proprio con la regia, la troupe. Noi, voglia di andare in parrocchia, dobbiamo avere la gioia. Voglio vedere negli occhi degli altri l'amore di Dio. Voglio restare con te, soltanto con te. Mamma mia, ragazzi, che imbarazzo, che imbarazzo. Lo so, oggi è andata così. Cringe fortissimo, imbarazzo fortissimo. Ma se taglia da solo, vabbè, sì. Ecco un altro genio. E noi facciamo così, simpaticamente, a Evil 13. Lo salutiamo. Ciao, Evil 13. Allora, ci siamo verso la fine. Vediamo se c'è Morfeo. Aspettate. Aspettiamo che Morfeo vada in streaming, perché ragazzi vi facciamo un bel ride e ce l'andiamo tutti a vedere la live di Morfeo appena parte. Innanzitutto, se non avete ancora visto il video che ho caricato oggi su YouTube, perché siamo tornati con le puntate di Lib, è anche giusto che chi non l'ha ancora visto, io adesso ve le linko qui in chat. Se non avete visto la puntata di Lib di oggi, ve la dovete andare a vedere, perché siamo andati avanti con le sacre scritture. Tra l'altro, l'episodio che andremo a leggere la prossima volta, ma la prossima volta non si sa quando è, perché le puntate di Lib arrivano adesso, ma ancora no, come dice Papa Francesco. 20 episodi in 4 anni, ho capito, ma mica faccio solo Lib, Samuè, Eagle Papa, già visto, bella come sempre, grazie ragazzi, è stato illuminante. Il re di Dio viene adesso, ma ancora no. Un po' come le puntate di Lib. Dai, su, devi fare Lib. Allora, sì, perché il prossimo episodio ci illumina ancora di più su quanto è una merda Giacobbe. Perché se non è bastata l'episodio che si è fatto vendere la primogenitura da Esaù per un piatto di lenticchie, gli episodi che vengono dopo, a parte che faranno anche un piccolo focus su come Isacco abbia ereditato dal padre, come posso dire, una certa sensibilità verso la propria moglie, non vi anticipo niente, che merda d'uomo. Bella Elven 13, grazie del follow, anche se ti avevo bannato poco fa. E aspettiamo un attimo, vediamo se Morfè, ma non stai seguendo lo streaming? E qui mi dice che stai seguendo lo streaming, ma ancora non ti vedo. Ah, segui lo streaming. Vabbè. Ah, non stai andando in streaming? No, perché vedevo sotto Morfeo stai seguendo lo streaming. Ah, ti volevo fare un raid. Niente, quindi allora non ti posso fare raid. Ah, quella è la programmazione. Ah, ok. Allora niente, ti volevo raidare. Comunque, ragazzi, clic su Morfeo, follow. Ah, beh, arrivi da 5 minuti. Beh, allora aspettiamo, intanto ci facciamo 4 chiacchiere. Poi c'è Giacobbe che si finge Esaù per ricevere la benedizione dal padre. Esattamente, era quello che non volevo spoilerare. Me l'hai spoilerato, Giuseppe, però. Mi sto fumando una sigaretta. Sì, esattamente, perché è quello il bello, no? Che poi, è appunto, come dicevo nel video, è proprio il punto focale di Lib. Il tuo Dio esiste? Ok, dove lo posso trovare? Nella Bibbia. Ok, andiamolo a cercare, andiamolo a conoscere questo Dio. E Dio fa sempre una pessima figura. Non c'è... perde proprio nella narrazione del testo, nella storia. È un pezzo di merda. Dio è un pezzo di merda. E non è una bestemmia. Dio è un pezzo di merda. Perché è il testo che lo descrive così. È contestualizzato nel testo. Dio fa lo stronzo. Per tutto il testo.
ma anche se vogliamo nel complesso, nella narrazione. Ci crea un mondo, crea gli uomini per fare cosa? Per essere adorato, per essere venerato. Cioè un narciso, è un uno psicopatico, un narciso, un egoista, c'ha tutti i difetti del mondo. Ma poi è proprio il fatto che le divinità vogliono essere adorate e pregate che mi dà fastidio. Non sono riuscito a inventare una divinità che te vuole bene, ma ti lascia stare veramente. No, lo devi pregare, lo devi adorare. Dio si è creato gli schiavetti, fondamentalmente. Si è creato le grupi. Noi siamo le grupi di Dio. È quello il concetto di tutte le religioni deiste, che hanno questo Dio creatore, che l'uomo è la grupi di Dio. Per questo bisognerebbe creare una... Sarebbe bello un fantasy ambientato nei giorni nostri, o un fumetto, come dicevo nel video, di una task force, un po' alla Supernatural, capito? Che vanno a caccia delle divinità che sono esistenti e che fanno il loro gioco contro l'umanità, che li tengono assoggettati, e questa task force va lì, magari un fumetto comico, parodistico, satirico, va lì e uccide le divinità. Sarebbe fantastico, fantastico. Spero che un fumettista mi contatti per questa sceneggiatura. Ma la Bibbia è il primo libro fantasy della storia. Vabbè, il monologo dell'avvocato del diavolo ha ragione. Sì, ha ragione. Chiedo consiglio a Gigi. Chiedi consiglio a Gipi o Artibani? Vabbè, God of War, masseride. Sì, capi, vabbè, God of War, però è proprio epica fantasy. I The Boys della divinità, sì, esattamente. Non odio Dio, è la sua fanbase che mi fa paura, sì, esatto. Falla girare dai testimoni di Geova. Sì, effettivamente dovrei contattare la troupe che ha fatto il video dei testimoni di Geova, perché lì c'è davvero dell'epicità. Solo che per loro siamo noi a perdere, sì, effettivamente è vero. Mamma mia. Guarda, in realtà poi di canzoni così cristiane ce ne sono un botto, solo che sono difficili da trovare. Ad esempio quella là di Alleluia, Alleluia, non si trovava più, l'hanno cancellata perché si vergognavano. Fortunatamente qualcuno l'ha ricaricata con Gandalf e l'arco. Tipo Kratos, sì, tipo Kratos, però sarebbe figa ambientata ai nostri giorni, no? Ambientata ai nostri giorni, che queste divinità comunque operano nel nostro mondo. E questa task force atea va a caccia di dei, è figo. Che Dio non va pregato, va predato. Gagliarda. È un ottimo soggetto, secondo me, per la sceneggiatura. Pensa a 2000 religioni, ognuno pensa che la sua sia quella giusta. Sì, esatto. Esistono 3000 divinità e sono tutte inventate dall'uomo, tutte le religioni sono inventate dall'uomo, sono tutte frutto della mente umana, tranne la tua. Pensa quanto sei fortunato, che sei nato proprio in una famiglia che professava quella fede o in una zona geografica dove regna quella fede, tu sei stato così fortunato di nascere proprio nell'unica vera religione, con l'unico vero Dio, mentre tutte le altre sono inventate dall'uomo, ma la tua... Michela Lavez, grazie del follow e benvenuto in chat. Che ne pensi della religione dei Passafariani? Beh, i Passafariani sono grandi, è una religione parodistica che cerca di prendere tutti i privilegi che hanno le vere religioni. Giustamente, perché hanno lo stesso diritto di esistere delle altre religioni, perché si basano su che cosa? Sulla fede, sull'idea di un Dio, come le altre religioni. E allora perché le altre religioni devono prendere dei sussidi, dei manieri, dei privilegi fiscali e il pastafarianesimo no? Non è peggio delle altre, costa anche poco. Il problema è che tutte le divinità sono spaventose perché servivano ad applicare leggi. Sì, esattamente, ma la religione è politica, è la prima forma di politica. La religione, il mito, serviva per unire le persone,
per far collaborare le persone. Le persone collaborano sotto una bandiera comune, sotto un ideale comune, inizialmente sotto un mito comune. Grazie alla religione è stato possibile per l'uomo aggregarsi in un numero ampio di persone, cosa che non avrebbe permesso l'appartenere a una tribù o la semplice sopravvivenza. Mentre con il mito l'uomo è riuscito ad aggregare un numero enorme di persone e questo gli ha permesso di evolversi. La religione ha avuto la sua funzione sociale ed evolutiva nella storia dell'uomo. Non è che non è mai servita un cazzo, è stata la prima forma di politica. Nel bene e nel male, serviva per assoggettare le persone, per tenerle buone, per fargli fare grandi opere. Però uno giustamente dice, vabbè, mo siamo nel 2020, bisogna ancora stare attaccati a un libro scritto 2000 anni fa, magari anche no. Invece per altri quel libro scritto 2000 anni fa o nel 600 e passa dopo Cristo è ancora fondamentale per la morale, per la visione del mondo, per vivere nel 2020. Se ci pensate un attimo, è abbastanza triste. Buona, pasta e fagioli. Esistono delle tribù... Ah, è vero, Giosuè, esistono delle tribuate, è vero. È vero, magari ne parliamo la prossima volta. C'è una tribuate che ha addirittura convertito un predicatore. Un predicatore è andato lì per cercare di convertire questa tribù che era atea. E loro hanno convertito il predicatore. Bellissima, una storia commovente. Sarebbe l'ora di maturare, capire che miti, leggende e religioni servivano per politica e morale, ma siamo nel 10.020, calendario delle civiltà, giusto. Sì, quello è il fatto, restano attaccati a dei principi che sono vecchi. Per quanto tentino di svecchiarli interpretando le sacre scritture sono vecchie, è merda. Per oggi è merda, all'epoca avevano la loro morale contestualizzata in quell'epoca, adesso è merda, e quindi se la base è la merda, tu nonostante cerchi di interpretare e di tirare fuori un messaggio moderno da quelle scritture lì, per forza di cose quello c'è scritto, quindi ci sarà sempre l'estremismo, ci sarà sempre l'integralismo che tira fuori giustamente la merda dalla merda, ma è normalissimo. A me ha fatto girare le barre e stare in uno stanzino chiuso per 5 ore all'ospedale con un crocefisso. Uè, grazie dell'hosting, Francesco. Con un crocefisso davanti, per carità, sono per la tolleranza, però io cerco di stare bene e c'ho davanti uno strumento di tortura, cazzo. Padre cane, capo di puttana. Dio parmigiano, grazie del follow e benvenuto in chat. Padre Ken, a capo tribù Adiotube consigliere. I crocifissi, ma il crocifisso di per sé è un simbolo aberrante. Cazzo, è uno strumento di tortura. Ma secondo voi, se Gesù esistesse veramente, sarebbe felice di vedere il suo corpo martorizzato? Dai, mamma mia, ma i bambini di 5 anni che fanno le donazioni con il testo colorato, dai, allora. Bannetti. Piccolo ban qui e un piccolo ban anche qui, così là. Allora, raga, a parte gli scherzi, io sono cristiano, ma la chiesa ormai ha perso i valori di una volta. Cioè, tu sei cristiano e hai come nick Dio parmigiano? Permettimi di dubitare. Ho messo una polemica su stato WhatsApp e tutti incazzati, in famiglia compresa. DC1979, grazie del follow, benvenuto in chat, se ne faranno una ragione. Sarebbe perfetto, tu sei l'uomo di carattere e di azione, YouTube è il saggio che ti calma quando può. I valori di una volta che sono stati persi, esattamente quali so? Sì, stavi rispondendo a Dio parmigiano, sì, effettivamente. Ma i valori di una volta, che ne so, sono i roghi, le torture.
Pilix, la battuta su crocifisso al collo, come avere un fucile al collo e andare a fare condoglianze. Sì, esattamente, esattamente. Se togli qualsiasi simbolo si offendono, perché la loro fede è talmente risibile ed ipocrita. Se hai fede ti possono togliere qualsiasi cosa, ma rimani un credente. Sì, esattamente, ma il cristianesimo, il cattolicesimo soprattutto, è una religione idolatra. Idolatra. Ed abominio agli occhi del Signore proprio per questo. Il dramma è che i cattolici veri manco vogliono aprire l'argomento, per loro è tutto vero. Ma il cattolicesimo in realtà è una religione parodia. È una religione parodia, perché in tutti i precetti, in tutti i dogmi, in tutte le dottrine del cattolicesimo, la maggior parte o non sono nel testo sacro, o sono inventate, o sono addirittura contro il testo sacro. Esistono nonostante il testo sacro. Quindi chiaramente è un'intenzione parodistica sfuggita di mano, secondo me, il cattolicesimo. Grazie del follow, Mario Sella. Io dall'ufficio e dalla foresteria ho tolto tutti i crocifissi. Colleghi e proprietari di casa mi guardano malissimo. Pure io sono sociopatica e sti cazzi vivo benissimo. Sante parole, Elisa, sante parole. Esatto, Gesù stesso diceva di tenere nascosti il proprio digiuno di fede, perché le cose vanno vissute e non ostentate. Un buon sano odio per il prossimo è doveroso. Sì, infatti, vivete come se fosse sempre in una pandemia, quindi distanziamento sociale, guardate tutti come fossero degli infetti. Cos'è una foresteria? Allora, nel frattempo io stavo aspettando ancora Morfeo che andasse in live. Morfeo, attendo te per chiudere. Che poi non significa non avere amici, ma essere estremamente selettivi, vero, vero. E io odio la moltitudine. È un rifugio montano, bello, fighissimo, bello rifugio montano. Io sono un amante sfegatato della montagna. Pure io, ma ci sono situazioni in cui cerco aiuto se sto male. Sera bella Stefano U, benvenuto in chat. Goccio d'acqua che... passata un'ora e 40 e... Padre Cain è un guru ipermoralista, spero di no. No, DC1979. Questo è un canale di atei, dove perculiamo la religione dei credenti. Ipermoralista direi di no. Ho bisogno di altri, ma a distanza. Morfeo, di la verità, non stavi fumando? Stava a fare la cacca, Morfeo, se ti ammette troppo. DC1979, allora, siccome sei nuovo, io ho un canale YouTube dove faccio satira e video parodistici proprio sul tema della religione. Mentre la domenica pomeriggio, qui su Twitch, ci facciamo quattro chiacchiere, ci vediamo qualche video... e ci facciamo due risate, se non piangiamo per l'imbarazzo dopo aver visto dei video canori dei credenti. Ma poi dove c'è scritto che gli atei hanno meno valori e morale dei cristiani? Per me sono cose diverse, ma perché per loro la morale, il bene viene da Dio. Quindi se tu non hai Dio, per loro non hai neanche la morale. E questo è un po' il pensiero medio del credente. Diciamo che anche a Fuggia Montano sono tutti quei luoghi adibiti ad alloggio di ospiti occasionali. Ah, parlo delle foresterie per chi chiedeva. Sono una brava ragazza, ci dice Elisa Rossi, ma non ci crede nessuno. Non era adesso per fare una risata. Allora... ci vuole etica, non fede. Beh, c'è la frase... sì, sì, sappiamo bene pure questo. Basta il buon senso, come diceva Rita Levi Montalcini. No, c'è la frase quella attribuita a Margherita Hack, ma non so se effettivamente sia la sua, che diceva... se non sai distinguere il bene dal male, ciò che ti manca non è la religione, ma appunto la morale. Sì, è sua, ok, perfetto.
Ti prego, indirizza il microfono di lato e non direttamente sulla tua bocca. L'effetto prossimità è evidentissimo, basta che lo sposti leggermente. Ti prego, indirizza il microfono di lato e non direttamente davanti alla bocca, perché non so come si sente l'audio, non si sente bene. Lo mettiamo di lato. Così va meglio? Grimandello, grazie del consiglio innanzitutto. Sì, no, era dell'H, almeno io, beh, da quanto so è attribuita a lei, però non so quanto effettivamente sia così. Intanto mi arrivano richieste d'amicizia da persone improbabili su Facebook, eliminiamo. Allora, io ho in mente per domenica prossima, oddio, ho fatto da un cazzotto. Io ho in mente per domenica prossima, ovvero per il prossimo fine settimana, di fare un video che però mi chiede parecchio tempo per la registrazione. Non so se ce la faccio uscire. Vediamo se ci riesco, esce un video nuovo. Se non ci riesco, perché mi richiede probabilmente diverse sessioni di registrazione e di montaggio, domenica prossima andremo avanti con Lib, per la gioia soprattutto di Samuele, che mi percula. Infatti, sono le P che danno fastidio tanto. Ma come ho detto di fare, dovrebbe risolvere. Infatti, ha risolto. Perfetto. Grazie, grazie, Rimandello. Noi si scherza, ma sappiamo se è una brava ragazza e poi non ha importanza. Te se ama, grazie, Samuele. Allora, vediamo se. Niente, no, qui Morfeo. C'è Morfeo che è partito. Allora, ragazzi, se attendiamo un attimo e restate qui con me. Andiamo a fare un bel ride. Avvia il ride. E ci andiamo a vedere Morfeo. Quindi intanto ci salutiamo. E non so come, in realtà non so bene ancora come funzionano i ride, ma restate in chat perché adesso ci spostiamo direttamente sulla live di Morfeo. E ci vediamo lì in chat. Mi raccomando, dovremmo partire. Sì, c'è la sua. Sì, c'è. Ok, quindi io posso chiudere. Dovrebbe essere partito Sì, del appunto, ride. sta facendo un ride insieme ad altri 32 utenti, Ok, quindi. quindi il ride è partito. Dai, eh.